Vediamo come creare un muro in maniera corretta. Andiamo sulla voce muro e selezioniamo il tipo di muro, per esempio un generico 30 cm. A questo punto cambiamo la linea di ubicazione, che ora è posizionata attraverso l'asse del muro, ma noi la portiamo, per esempio, nella superficie esterna del muro. Vuol dire che andremo a creare il muro attraverso la parte esterna del muro, il muro sarà verso l'interno dell'abitazione. Ci spostiamo, per esempio, verso destra o verso il basso e digitiamo dalla tastiera la lunghezza del muro, per esempio 4. Con gli aiuti possiamo andare a completare la chiusura di questa stanza. Se facciamo lo zoom con la rotellina, notiamo che le linee del muro sono fini. Possiamo renderle o fini o larghe, ma solo come visualizzazione a questo punto, attraverso questo tasto in alto. Possiamo anche modificare il tipo di muro, quindi nella struttura il tipo di materiale, e vediamo che c'è il motivo di sezione. Possiamo mettere, per esempio, un quadrato diagonale con un colore tipo un grigio. Diamo un ok, un secondo ok, un terzo ok e un quarto ok. Il risultato non si vede solo perché in basso, in questa zona, possiamo definire il livello di dettaglio, che ora è posizionato su basso. Poi possiamo scegliere medio-alto, a questo punto vediamo il muro retinato.